Volevo solo anche raccontare un piccolo aneddoto. Il mio lavoro mi porta anche qui spesso, per esempio, a vedere le situazioni degli incubatori, delle università, delle ovviamente l'università andrebbe aperti tanti temi, forse questa non è neanche la sede, insomma, però vabbè, le cose le sappiamo. Si è persa la multidisciplinarità, questo è un tema purtroppo gravissimo, tremendo, per cui quello che c'ha al Dipartimento di Fisica, che ha trovato la tecnologia che potrebbe cambiare l'energia, però poi non è capace a mettere due in fila, né tantomeno dovrebbe imparare a farlo, perché a Milano si dice o fe lei, fa il tuo mestè. E quindi diciamo, anche lì la semantica è importante, perché gli spin-off in realtà universitari diciamo, nascondono, diciamo, velano dietro fondamentalmente finanziamenti alla ricerca, tutta roba legittimissima, ma semanticamente nella sbagliata casella di allocazione delle risorse, e sappiamo tutti quanto è importante, perché, come dire, è tutto bello la teoria, ma poi quando si va nel pratico, 1 miliardo di euro investiti l'anno sull'innovazione, se poi lo vai a sgranare e andare a vedere, ad analizzare, capiamo che in realtà il vero investimento sull'innovazione lì dentro è pochissimo. Cioè l'efficienza che come sistema facciamo sull'altare dell'innovazione per investire sul nostro futuro, sgranellando quei numeri, andando a vedere nel concreto e nel pratico cosa succede, è pochissimo. E quindi doppiamente sbagliato questo, perché da un lato mentalmente noi stiamo già dicendo, vabbè, ma noi stiamo investendo un sacco di soldi sull'innovazione. Però volevo fare un accenno sul sud, perché mi sembra che qua, condivido tantissimo questa cosa. C'è un lato bello in tutta questa bruttura della storia, da un certo punto di vista, c'è un lato ottimistico, c'è un lato positivo. Su questo territorio degli spin-off, della creazione di imprese, eccetera. Allora, esistono ricette che hanno funzionato, esiste la Silicon Valley, esiste l'Israele, esiste la Francia, esiste l'Inghilterra, esistono sistemi. Ma in realtà l'Italia, da questo punto di vista, è messa tutta male. Non è che il nord è messo peggio del sud, il sud è messo. Chiaro che se tu stai a Milano è più facile trovare chi ti finanzia il tuo progetto, è lì più vicino. Probabilmente l'ambiente, il contesto in cui ti sei cresciuto e hai studiato è diverso. Però devo dire, da quello che ho potuto vedere anch'io, ho trovato a volte questa situazione in cui, non so, incubatori universitari in facoltà splendide, magari fatiscenti, insomma, sono stato recentemente in Calabria. E scherzando, ma non scherzando, raccontavo a questo responsabile del liaison office, quindi del technology transfer, cioè di portare l'IP, la proprietà intellettuale, le tecnologie universitarie nel mondo delle imprese, farci soldi, a metterle a frutto, scherzavamo. Il mio collega sta facendo un fondo di venture capital che investe a Ramallah, nei territori occupati. 50 milioni di euro per investire in ICT fatta dai palestinesi, tra l'altro finanziato da israeliani. E scherzando dicevamo, ma insomma, se riesci tu a farcela a Ramallah, forse ce la riusciamo a fare anche noi in Calabria. E in realtà, pensandoci bene, dopo 5-6 minuti, in realtà forse ci si è resi conto che è più difficile farlo in Calabria che non a Ramallah. Perché ovviamente il contesto è completamente diverso. A Ramallah, diciamo, se hai 25 anni e vuoi uscire da quel ghetto, da quella situazione, questa è la tua unica via di uscita. Non ci sono tante scorciatoie. Invece, purtroppo, in tante parti della nostra nazione è più facile prendere delle strade più dritte, più storte, nel senso più veloci. Però il lato positivo è che al campus di Cosenza, 30.000 studenti, dipartimenti di fisica che ho visto, fanno delle tecnologie all'avanguardia a livello mondiale. Poi ripeto, sei a Cosenza, quindi non è facile fare il salto. Eppure tutti gli amici calabresi che ho, nel momento in cui escono dalla Calabria e vengono a Milano, eccetera, fanno tutti carriera. È tutta gente che ha una brillante capacità intellettuale, un'imprenditorialità nei fatti delle cose di tutti i giorni. E quindi torno a bomba sul problema. Il lato, diciamo, esiste tutta un'infrastruttura, esiste un mondo in cui ci troviamo ad operare, esistono situazioni più difficili. Però, da un certo punto di vista, nessuno parte. I blocchi di partenza sono segnati e sono in questo momento uguali per tutti. La rete è lì, il computer è lì. Scrivere del codice, come ci riesce un ragazzo a Calcutta o a Mumbai, ci può riuscire benissimo a Cosenza. Non c'è nulla che frena la possibilità di fare queste cose e continua a insistere provocatoriamente che prima o poi una Facebook italiana la troveremo e salterà fuori. Peccato che qui il tema non è trovare gli eroi o, come dire, i geni, ma è riuscire a industrializzare il processo tale per cui si selezionano talenti imprenditoriali molto all'inizio, gli si dà il giusto e corretto supporto fin da subito e li si accompagna in un percorso di crescita che è diverso da quello di fare l'azienda per fare l'azienda. Il venture capital, poi nello specifico, punta proprio a questo. Non si cercano piccole idee, si cercano idee gigantesche, idee che possono trasformare il pianeta. Poi non tutte diventano Google, ma a volte diventano Venere.
società che è nata facendo le home page degli alberghi è diventato un concorrente del sistema di prenotazione di alberghi online talmente potente che se l'è comprata Expedia, società americana, per 300 milioni di euro, società fatta da italiani, a Roma. Tutto questo è replicabile, è industrializzabile, basta mettersi a farlo, ma soprattutto basta crederci.